Benvenuti anche questa settimana a 8 secondi, la trasmissione che parla di pallavolo tutta al femminile. Ospiti in studio, il presidente Giuseppe Pirola di WIBA, benvenuto. Bentrovati. E il nostro Cesare Cadeo. Bentrovati anche da parte mia. Cesare, più appassionato o innamorato del volley? No, innamorato e appassionato, non esperto, non sono come il presidente Pirola che sa tutto e ormai potrebbe fare anche il direttore tecnico della nazionale di volley. No, io no, sono un innamorato e un appassionato. Il punto sul campionato. Allora, le prime quattro vincono tutte e creano questo solco con Modena, che è la prima inseguitrice. Allora, presidente, un turno importante, quello della seconda giornata di ritorno, brilla il successo di WIBA. Brilla, abbiamo fatto i tre punti, è stata una partita molto equilibrata, non abbiamo espresso un bellissimo volley, però le ragazze si sono impegnate tantissimo e a fatica siamo riusciti a fare tre punti importantissimi, ma devo dire che anche Bolzano, che si è rinforzata. È arrivata la Mambru, una ragazza devo dire molto capace, e secondo me farà, se la giocherà tutta e secondo me si salva. Va spedito Conegliano, che non lascia punti nemmeno nel derby Veneto contro Vicenza. Ma non voglio ripetermi sempre, però una nota su Conegliano. Ho visto che è ritornata a giocare Valentina Righetti, quindi direi che un Conegliano già forte ha cominciato a assaggiare di nuovo il Taraflex. Valentina, forza Valentina. Invece sì, Cesare, questo Casalmaggiore delle Meraviglie che batte Bergamo in una partita epica, potremmo dire. Beh, ma Casalmaggiore in questo caso non è una sorpresa. Devo dire che brillano i 16 punti proprio e il 50% di ricezione della Tirozzi, che io stimo molto, e poi Kozu che traccia il solco con ben 19 punti. Questi sono i risultati. Ma il top è al muro, che fa 9 punti su 17 complessivi con la Stefanovic. Ti aspettavi qualcosa di più da Bergamo? Sì, un filino di più. Difatti io devo dire, questa volta ho sbagliato il pronostico. Lo dico subito prima che me lo facciano notare. Ho sbagliato. E vabbè, ma Bergamo l'ho legato da ricordi straordinari. Invece Novara che espugna il campo del Club Italia 3-0, una prova importante, non ha ancora perso nel 2016 tra campionato e Coppe Europee. Novara, tra l'altro, se non sbaglio, con un nuovo allenatore ha fatto un filotto, mica da ridere, no? Ha fatto tre vittorie di fila in campionato. Aveva ironizzato e chiedo scusa, ti ricordi quando era stato sostituito l'allenatore? Si cambia, che comunque Pedullà è, come dire, un simbolo della pallavolo italiana, ma anche il nuovo allenatore, che ha avuto già un trascorso, tra l'altro vincente, perché ha vinto tutto, credo, con la Foppa Pedretti. Quindi vedo un campionato di altissimo livello là in alto. A proposito di Club Italia Novara, c'è questa hospitality che è fantastica, con tutti i prodotti Expo, tipo Expo della gastronomia, presidente. No, vabbè, come dire, per ricollegare sempre a questo splendido sport, quello che abbiamo di bello, la tradizionalità. Ieri c'era Novara, quindi c'erano prodotti tipici, un fatto culturale, Novara, anche culturale, importante. Quindi è un esperimento che stiamo facendo col Club Italia e vediamo poi magari di divulgarlo un po' anche a tutte le squadre. Ecco, invece Piacenza che batte 3-1 la formazione del Bisonte di Firenze, anche qui ci siamo divertiti a vedere le centrali andare a nozze con tanti di quei punti. Cesare. Beh, qui basta vedere il terzo set, 35-33 se non vado errato. Tra l'altro sia la Brouwer che la Bellien mettono a segno 37 punti in due. La coppia centrale, fantastica. La coppia centrale è fantastica. Un 7,5. Sì, esatto, per conto loro molto brava. Ecco, presidente, continuando a parlare del campionato, Modena che perde in casa contro Montichiari. Ha sorpreso anche me, ma non tanto il risultato, che ci può stare, proprio una partita non bella da parte di Modena. Senti, parliamo sempre dei giocatori, no Piero? Mi veniva in mente, ma i dirigenti hanno la loro importanza. Presidente, chi è il più simpatico collega della serie di A1? Uno che dici, guarda, questo qua è veramente simpatico, al di là delle capacità che sono tutti bravi, ma quello più simpatico, quello con cui ceneresti volentieri a parlare di volley e di quant'altro? Il presidente Circello di Piacenza. È simpatico? Simpaticissimo, tra l'altro è uno che ha tanto cuore e
ci mette tanta passione. C'è un magari buon... un giorno lo invitiamo in trasmissione. C'è un buon management nel volley italiano a livello dirigenziale globalmente? Sì, 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 diciamo, ovviamente io essendo un po' ultimo arrivato devo conoscerli ancora un po' tutti, però hanno una storia incredibile, c'è gente che calca il Taraflex da più di 20 anni e ognuno di loro ha fatto anche la storia a suo modo. Per esempio un dirigente molto importante che quest'anno ha voluto rimettersi in discussione è Babbi, che ha vinto tutto con la Scavolini Pesaro e quest'anno sta dando una mano a Bolzano e lo sta facendo, l'ho visto ieri in panchina, mi spiace che... cioè, sono contento che noi abbiamo vinto, mi spiace un po' perché vorrei, avrei voluto pareggiare con Bolzano e non è possibile farlo, però ci mette veramente il cuore, e la passione. Babbi come dirigente mi piace molto. È stato il dirigente che ha portato Zio Roberto in Italia e quindi ha portato la Scilla, insomma. No, no, ho fatto la domanda, sai perché era provocatoria? Perché io ho molta ammirazione di chi si occupa, facendo sacrifici anche sul piano economico, per contribuire a questi sport. Sai, fare presidente della squadra di calcio è complesso, ci vogliono ovviamente altri investimenti, però sai, hai i riflettori puntati, c'è anche una sorta di autogasamento generale, no? Difatti vedi che non molla mai nessuno, sono lì tutti, guarda, chiedere a Zamparini, che dice che perde, ma è sempre lì. No, perché noi abbiamo fatto fare, presidente, questo è un po' uno scherzetto, sì, abbiamo fatto fare al professor Mannati, egittologo, papirologo, un piccolo paragone, no, stavolta sul presidente Pirolo. No! Sì, e no, l'abbiamo fatto. No, è Piero, l'abbiamo fatto. Allora, sentiamo il professor Mannati, che è un personaggio noto anche al pubblico televisivo. Sia buono, esatto, sia buono professore. Sentiamo cosa dice il professor Mannati su Giuseppe Pirolo. Sia buono. Beh, allora, un paragone privilegiato lo devo riservare a Giuseppe Pirola, il presidente dei presidenti, quindi un po' un pigmaglione della pallavolo. Lui non può essere che quel Alcino, quindi re dei Feaci, dove, come abbiamo già detto la volta scorsa, Ulisse sbarca sull'isola dei Feaci, trova la bellissima Nausicaa con le ancelle, quindi con tutta la corte femminile di Alcino impegnate a giocare nel primo esempio di pallavolo, pseudo pallavolo che noi abbiamo nella storia della letteratura. Allora lui è Alcino, naturalmente, colui che ha generato tutto questo, che in qualche modo tira le fila dei giochi, dei divertimenti, della pallavolo naturalmente, ma anche di tante altre occasioni mondane. È un po' un pigmalione, colui che faceva divertire e pensare e vivere un'intera corte, un'isola intera. Con il quale si confronta e diviene subito amico Ulisse, Odisseo, con la storia che tutti sappiamo raccontata dall'Odissea di Omero. In nascondo. No, beh, no. Beh, un grande complimento. Beh, un grande complimento, insomma. Grazie sempre, professore. Allora, sì, torniamo a essere un po' seri parlando di Champions League. No, eravamo serissimi, come torniamo ad essere seri? Parliamo di Champions League. Partita bellissima, eh? Esatto, esatto. Allora, il 27... c'è il sesto e ultimo turno della main fase della Champions League con Novara, Piacenza e Casalmaggiore impegnati in un turno tosto. Ma allora, al di là che noi dobbiamo sempre confermare il fatto che più le nostre squadre in Champions League vanno avanti, più il nostro volley, soprattutto quest'anno, dimostra di avere un campionato competitivo, di avere delle giocatrici fantastiche. Io devo fare i complimenti però a Casalmaggiore, perché Casalmaggiore mercoledì scorso, a parte la qualificazione in anticipo, ha espugnato un altro teatro della pallavolo, che è quello del Polis, della Polonia, e sono stato orgoglioso della nostra squadra italiana. Trovo molto bello quello che ha detto il presidente Pirola, essere contenti delle vittorie degli altri, sono sempre le squadre italiane, anche se hanno giocatrici straniere, ma rappresentano sempre il volo italiano. Questa è cultura sportiva, complimenti. Sempre il 27, Giuseppe. Cesare, c'è la gara unica dei quarti di finale di Serie A2 per la Coppa Italia. Questi gli abbinamenti: Forlì contro Trentino, Olbia contro Pesaro, Soverato contro Chieri e Monza contro Filottrano. La poesia, Cesare, quest'oggi, il tuo pensiero, no, a chi va? Allora, va a una giocatrice, secondo me, bravissima, che è Martina Guigi, che è la centrale della nazionale, e dell'Igor di Gorgonzola Novara. Perché abbiamo scelto quella? Perché
è nota per essere una persona estremamente elegante sotto rete, una giocatrice elegante. Secondo me è un po' come era Gianni Rivera, come era Nils Liedholm, no? E allora ho trovato una frase bella scritta da Franca Sozzani, che è una delle grandi protagoniste della moda mondiale, direttrice di Vogue, di Vanity Fair, insomma una persona che dell'eleganza sa tutto, che ha scritto questa cosa. Senti Martina, è dedicato a te. Tutte le donne aspirano ad essere eleganti e senza capire il vero senso di questo termine comprano in una vita tonnellate di abiti, di borse, di scarpe. Poi arriva una sera ad una cena una donna con un pantalone nero da smoking e una camicia di seta bianca, un classico perfetto. E allora la noti, è elegante, il suo incedere è quasi regale, è chiaramente una donna speciale, elegante, e non si può dire che sia l'abito a renderla tale. È tale. Tu sei elegante sia nel modo di giocare che probabilmente anche se non ti conosco dentro l'anima. Devo dire che rispecchia fedelmente Martina Guigi, Cesare. Beh. Allora, il prossimo turno invece c'è una sfida importantissima, la sfida al vertice, Casal Maggiore Conegliano, Cesare. Conegliano, vai Valentina. Bene, no, no, vinca il migliore, come si dice, o la migliore, come si dice in questo caso. Presidente. Casal Maggiore. Naturalmente l'appuntamento con 8 secondi è per la settimana è già prossima. Finito? Siamo già ma Presidente, il gioco, lei mi doveva una risposta, caro Presidente. La prossima volta, perché ci saranno altri temi, perché poi metteremo in mezzo anche la Lega Maschile, che c'è una bella proposta. Ok. Grazie Presidente per essere stato con noi, come sempre. Buon guiba a tutti. Grazie Cesare. Grazie a voi. Grazie a tutti quanti voi e buon 8 secondi a tutti.